tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Cristian23 ed oggi siamo ragazzi con un nuovo vlog. Oggi volevo parlare delle mie cuffie. Nel video scorso avevo detto che le cuffie, ecco, siano rotte. Praticamente sì, sono rotte ragazzi, sono rotte. Volevo delle nuove cuffie, come ho detto nello scorso video, le cuffie Omen, queste qua, le Z800. Sono delle cuffie normali, che hanno un bel design, non costano troppo raga. Le Mind Frame invece già arriviamo a 100 euro e passa, 169 euro. E quindi non volevo spendere troppo. Ho pensato, ma le mie vecchie cuffie funzionano ancora? Quando facevo video col telefono avevo ste cuffie. Vi dico, ok, avevo queste vecchie cuffie, ma non andate a guardare i vecchi video, ve li lascio qua. C'è scritto non guardare, raga, non li guardate perché fanno schifo. Troppi fili, raga. Praticamente queste cuffie, ok, si possono staccare di qua, quindi non c'è il rischio di romperli. Ma raga, c'è un filo troppo corto. È troppo corto, ogni volta per editare devo stare qui nella gobba. Poi qua non posso neanche entrare le gambe. Ve li faccio vedere meglio se riesco a togliere tutto sto casino. 6.5 hours later. Ok, praticamente ecco le cuffie. Queste sono della Philips, sono SBC HP 200. Non sono dell'HP raga, queste, speriamo che sono visti. E dall'altra parte sono le stesse cose. Sono delle buone cuffie raga, praticamente guardate, mi occupano a malapena l'orecchio. Sono strettissime, non sento più niente. Isolano troppo queste cuffie, sono originali. Un orecchio tanto mi occupano. Si possono anche allungare qua. Guardate raga, cioè subito si chiudono. Forse li devo chiudere un po', ok. Guardate che filo, cioè praticamente il mio computer può essere là sotto. Se faccio così avanza il filo. Raga, è un filo di 2 metri sto coso. Sono un po' cuffie vecchie, vedete, c'ha i due cavi. Ogni volta nei video facevo tipo così, una cosa del genere per far vedere un filo. Queste cuffie praticamente si sente solo questa parte, una delle due. Fa schifo editare così. Praticamente io, forse l'ho spiegato nei video vecchi, cioè praticamente l'avevo appoggiata nel divano. Io mi ero seduto, non so perché, non l'ho vista e proprio ci sono caduto sopra. L'ho rotta, questa si è stoccata e per fortuna poi sono riuscito a ripararla mettendo questa vite. Ormai non si sentiva più perché mi sono seduto sopra da questa parte. Questa funziona e questa no, forse sì. E niente raga, qua si sente solo una parte, cioè sono costate un bel po', non mi ricordo quanto sono costate, ma sono originali e li posiamo. Raga guardate, io mi lamento per sta cosa che mi occupa malapena l'orecchio raga, ma guardate qua, un orecchio di un nano ci entra. Queste cose sono per estetica, non si possono allungare, sono flessibili. Il microfono che usavo prima nei vecchi video, cos'è sta roba? Cioè se ho questo è meglio, perché poi il filtro pop si è perso, non so perché, l'ho messo là sopra, mi esce un orecchio sano, un po' isolano. Ok, c'è un cavo abbastanza lungo, sto cavo è abbastanza lungo. Poi qua potevo regolare il volume, che non l'ho mai usato. C'aveva due jack, uno che è rotto, infatti se lo attacco non si sente niente. E il microfono, che se lo attacco non funziona perché sono rotte raga. Dei cinesi, sono costate 10 euro queste. E poi mi compro queste che sono costate 16 euro. Nella scatola c'era scritto funzionavano 100 ore, non mi ricordo. Facevo video col computer, avevo queste cuffie. Poi ho comprato queste perché quelle erano morte. Da un bel po' di giorni raga, guardate lo scotch, poi danno un fastidio. Raga ok, tutto made in China. Si comprano le cose dei cinesi, la soddisfazione è questa. Costano poco ma raga Wish mi sa che è meglio. Non sono di marca, ma dico sono molto curate, costano poco. Io su Wish ancora non ho comprato niente perché ho detto vabbè, volevo comprare una sedia da gaming. Mi sa forse sto spoilerando qualcosa, forse della Shark One me la compro, ma non spoileriamo altro. Su Wish ho dato un'occhiata a queste cuffie, niente. Raga, l'Omen è la mia marca preferita. Non so pronunciare l'HP, Atlet, vabbè ve la lascio qua. In alcuni computer vecchi c'era proprio scritto Atlet Packard, non so neanche cosa vuol dire. Se voi cercate HP spunta questa pronuncia. Quindi ho detto, raga, ho la tastiera dell'Omen, 130 euro di tastiera. Posso comprarmi una cuffia dell'Omen perché ce ne sono due tipi, le Mind Frame e le Z800. Quindi ho pensato, vabbè, mi compro le Z800 perché le Mind Frame, raga, come ho detto nel video scorso, che ve lo lascio qua, quel sistema di ventilazione che, raga, è bellissimo. Non so se questa aria che arriva nelle orecchie è artificiale o naturale. Nei vecchi video avevo messo lo stemma dell'Omen e poi l'ho messo dietro il computer. Ci sono questi contorni RGB bellissimo raga, 16 milioni di colori se non sbaglio. Però raga, 169 euro sono troppi. Ci sono delle offerte usati a 119 euro, ma siamo sui 100 euro sempre. Le Z800 hanno il
valore di 60 euro sul sito dell'Omen. Anche se sono vecchie versioni, sono sempre bene curate. È costosa, ma fa delle cose incredibili. C'erano le cuffie usate, costavano 30 euro, 36. Una volta un'offertona a 28 euro, raga, me li volevo prendere, ma non ho fatto in tempo. Sono simili a queste qua. C'è scritto Philips, c'è scritto Omen. Io le ho provate, raga, a MediaWorld. C'era un manichino, no, che aveva queste cuffie. L'ho presa e me le sono messe. Credo che c'ho la foto. Se ce l'ho ve la lascio qua. Se non ce l'ho taglio questa parte. Ce l'ho provate e sono bellissime. Hanno un comfort. Perché io con queste cose a editare, a montare ore e ore. E anche a giocare. Non ce la faccio più, raga. Ok, mi sono cadute varie volte. Ma quando mi cadono non succede niente. Certe volte io li metto là, le trovo tipo rotte. Ci sono i fantasmi. Le poso là, le trovo rotte. Perché c'è una spaccatura qua, raga. C'è una spaccatura, guardate. Vabbè, così è normale. Oh, cacchio. Meglio che non le muovo più. Bravo, 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 bravo. Quindi spero che mi compro delle cuffie buone. Allora, le Mindframe hanno un surround 7.1. Le Z800, se non sbaglio, hanno le 5.1. Queste non hanno un cacchio, però vabbè. Wow, ma neanche... Praticamente io ho detto, queste cuffie sono belle. Raga, con 16 euro cosa posso avere? Vado a montare queste cuffie, manco per sogno. Io mi ricordo, registravo senza cuffie. Poi con queste qua. Poi con queste qua erano pessime. E poi con queste qua le butto tutte, raga. Tutte le butto. Oh, raga, mi troverete in un video con le Mindframe. No, non è vero. E niente, ragazzi. Se volete iscrivervi, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.